overtime. Quindi primo overtime, la partita che si è chiusa in tempi regolamentari sul 6-9. Palla per l'Alto Sevino. Sevino che ha sprecato più occasioni e la possibilità di chiudere questo incontro con un fallo tecnico e un fallo in attacco. Hanno vanificato il massimo vantaggio che aveva maturato di 7 punti negli ultimi 3 minuti. Quindi questa attitudine dell'Alto Sevino a non chiudere le partite. Bergamil si prende l'iniziativa e va a bersaglio, si prende ancora una volta sulle spalle la squadra, come ha fatto nel terzo quarto con una tripla e una penetrazione. Quindi uno contro uno, palla per Antelli, quindi viene battuto sistematicamente Borghetti che commette fallo, quindi saranno due liberi per Antelli. 7-1, 6-9. Antelli che ha segnato anche il canestro del pareggio con arresto e tiro dopo aver attaccato Michele Squeo sul finale di 4-4. Mentre assume il primo libero, 7-1, 7-0, e 4-31 da giocare. Qui c'è questo ragazzo under 20 che si è incontrato con i nostri ragazzi dell'Alto Sevino nel campionato under 20 eccellenza. 7-1, 7-1, tutto da rifare, quindi partita che non ha ancora preso un indirizzo. Belloni va a passo ma non è pericoloso, palla sotto per Michele Sgueo, viene fischiato il fallo numero 14, pin dal post. Quindi saranno altri due liberi, a questo punto contano le energie mentali, c'è anche il quinto fallo di pin dal post e rientra il numero 12 Masocco. Quindi partita che sarà sempre più decisa da chi entra. Ricorda anche il Crone Squeo a 4 palle. Mette a segno il primo libero, 7-2, 7-1. Quando mancano 4 e 14. Il secondo entra in maniera abbastanza fortunosa, prende il supporto e ricade nella retina il tiro. Pressione giusto per rallentare l'azione di attacco e Tracchi che chiama lo schema. Battuto con un semplice pick and roll, rimane sul blocco Borghetti. 7-3. Rimessa dal fondo, si lamenta Centanni del trattamento. 73 pari e 3,49 da giocare, quindi palla persa in attacco da casa Sevilla. Arresto e tiro di Tracchi. Subisce il contatto dal numero 8 Rossetto. È il quarto fallo, quindi uno stilicido di falli. Due tiri liberi, quindi si gioca a finire. Ormai al stanco. Siamo così. Situazione vincerà chi sbaglia di meno. Mette il primo libero Centanni, sbaglia il secondo, quindi più uno, 7-4, 7-5, 3-19. Difesa zona in casa Sevina che sfidano al tiro da tre. Tracchi fuori per Antelli che prende bene l'attacco, penetra e scarica, resto e tiro, c'è la palla persa, Centanni viene chiuso,
tiro per contro, libero da tre, che forza l'entrata, palla fuori. Finisce fuori da parte di Ballone. Quindi ancora difesa a zona, in casa Sebina, palla per Antelli. Palla fuori, uno contro uno, 5 secondi, la palla viene toccata, mancano 3 secondi per chiudere l'azione. È successo, che Centani ha sbagliato due liberi, ha un libero, ha realizzato uno, per cui siamo sotto di uno, 7-4, 7-5. Quindi l'equilibrio si rompe solo con questi gesti. Muner di nuovo. Solo aria per lui. 7-4, 7-5. Non sta bene. Ancora contro in campo per Belloni, no, Belloni è lì, con Gentili. Anche Pilotti. Doppia uscita da Gentani. Difficile cliente. Nesqueo, Nesqueo, Fracchi, niente. Cosa è uscito? Tutto bene, sì. Fracchi impazzito! Sì. No, ormai si gioca sui nervi, soluzioni personali, si cerca poco per Gamini, che secondo me è quello più... Ah, ci si lamenta di forse di un fallo subito da Tacchi al rimbalzo da parte di Colto. Tutto buono per gli arbitri, si va avanti. Sempre difesa a zona in casa Alto Sebina, Tracchi, 7 secondi fuori, tiro in emergenza da 3, finisce fuori. Vediamo un po' Bergamin, guarda la palla. 1-17, 7-4, 7-5. Centani palla in mano. Centani. Viene fischiato il fallo numero 12, Masocco. Due liberi, 4 fallo anche per lui. Sono falli che Squeo ha subito spesso in questa partita, nel posizionarsi, nel pieno di uccidere la palla. Non so, non ho capito il metodo stasera. 1 minuto 0-5, 7-4, 7-5. Squeo Lunetta con il suo 50%. È un terno all'otto, non succede di tutto. Già di là, Antelli calma, zona con Belloni sul lato, Bergamin, lontani i passaggi dall'area, uno contro uno, difficile il tiro, la palla è per Colto. Meno male che l'altro Sabino ha regolato il suo rimbalzo in difesa. Per dare un tiro rapido, secondo me. Cent'anni per il fondo, trova Bergamin. Si aggrappano un po' tutti sulle sue mani. Colto di nuovo, Cent'anni di nuovo. Beh, palla ancora a Sabina. Cent'anni di nuovo. Non va. Bergamin, non va. Ma non lo so, questa azione sta durando 6 giorni. Cent'anni di nuovo. Non va. Arriva! 9 decimi! Pazzesco! Comunque ti saluto qua. Ciao, ciao. Qua, grazie di questa stagione. Una sofferenza e un piacere.
quindi ormai è partita vinta da Fanda Demian. Impressionante. Un time out a 9-10 e 2 punti. Qui forse probabilmente si tenterà un fallo istantaneo, una speranza di 0-2 e la possibilità di fare l'ultimo tiro. Diciamo che 9 decimi è abbastanza irreale. Dopo un supplementare, quindi Stava De Miano si porta a casa questa importante gara 1 con la possibilità di giocarsi la permanenza in Serie B. La permanenza in Serie B con la partita in casa. Ebbene sì, la prossima hai detto quando è? È mercoledì prossimo. E poi... L'eventuale stasera veramente la musica peggiore, la birra peggiore, quella calda, assolutamente porta male la birra calda, malissimo. Vi salutiamo, di finisce qua, ciao a tutti.